Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io SuperTumi97 e benvenuti a questo mio secondo vlog. Perché faccio questo vlog? Non l'avrei mai fatto così presto, ma è per una cosa molto importante, ovvero andiamo sul mio canale e vabbè, questo possiamo chiudere e voilà! Sì, se non partisse il video, come vedete ho un banner qua sopra. Infatti mi hanno dato la partnership. Ho ricevuto la partnership da Social Blade, come vedete qua sotto. Diciamo ho fatto la richiesta più o meno una settimana fa, sì, anche un po' meno, una settimana fa circa comunque. E mi hanno approvato la partnership appunto in questi giorni. Prima mi avevano detto di compilare il modulo e poi mi hanno dato effettivamente la partnership, mi hanno inviato diverse email con varie cose, varie istruzioni da seguire, eccetera, eccetera. Comunque per ora ovviamente il banner è nero perché non ho ancora messo a punto la nuova grafica. E infatti come vedete qua ho Photoshop aperto perché stavo già facendo dei tentativi, diciamo, di provare a fare qualche grafica decente. Per ora fanno abbastanza schifo quelle che sto facendo. Comunque, preferisco farmela io. So che ci sono diversi designer che le fanno su richiesta. Primo fra tutti uno che ho sentito che ha fatto la grafica a diversi miei canali consigliati, ad esempio a Italet's Player, ha fatto uno sfondo di un video a Nintendo Lucio e si chiama Wally Design. Sinceramente però io preferirei farmela da solo la parte, come si chiama, lo sfondo del canale, perché a me piace farle da solo queste cose, cioè voglio mettermi un po' alla prova per vedere se sono almeno leggermente capace a farle. Se proprio non ci riesco, poi chiederò aiuto ad un designer. Comunque, cercherò di farlo io e ho già un'idea carina per farlo e spero di riuscirci a farlo. Quindi, oltre al banner, che è una cosa appunto abbastanza importante per la partnership, ci sono altre due cose abbastanza importanti. Una è appunto se si va su modifica sui video, che questa a me piace un casino, sta cosa. Vedete che qui per i partner c'è scritto miniatura personalizzata. Praticamente, se io adesso sto cercando di creare anche quelle. Praticamente si creano delle miniature da mettere invece dell'immagine del video classica. Per esempio, io scrivo Let's Play Pokémon Ruby Destiny. Adesso per prima vorrei fare quelle di Ruby Destiny e quelle di Super Mario. Quindi spero che vengano abbastanza in fretta perché mi piacerebbe farle a tempo, insomma, a breve tempo. Non dovrebbe essere troppo difficile, quindi. E invece un'altra cosa che è abbastanza interessante, che anche quella devo capire come farla perché non ne ho la minima idea, perché sono appena entrato nel mondo partner e quindi non so bene che cavolo devo fare. Vedete, sto stupido video, vedete che qui c'è scritto SuperTumi97, no? E invece di questo potrei far venire SuperTumi97, però scritto un po' più stiloso, diciamo, scritto anche con lo sfondo, con un tema diverso, oppure scrivere subscribe, ad esempio, eccetera, eccetera. Questa è una delle altre opzioni dei partner. Quindi poi ovviamente per i partner ti danno i soldi con Social Blade. Io userò questi soldi ovviamente per migliorare il canale, ad esempio per comprare nuovi videogiochi da recensire, farci let's play, oppure magari una nuova scheda di acquisizione, visto che non ce le ho, una videocamera, non lo so. Diverse cose che comunque riguardano il mio canale, perché io questi soldi li userò sicuramente per migliorare il mio canale. E quindi sono molto felice di aver ricevuto la partnership. Non vi volevo ancora rivelare nulla perché, cioè, finché non era certo certo non volevo dire niente. Però, come vedete, finalmente l'ho ottenuta. Spero che tra poco la daranno anche Italet's Player perché l'abbiamo chiesta lo stesso giorno, praticamente, solo che mi sembra che lui aveva sbagliato a compilare il modulo e gliel'ha rinviato qualche giorno dopo, quindi a breve dovrebbe arrivare anche a lui. E quindi sarebbe bello che tutti e due abbiamo la partnership. Bene. Come vedete ho aggiunto anche Social Blade ai miei canali consigliati, che è appunto il grande sito che mi ha dato la partnership, ringrazio Social Blade, e questo canale che praticamente è il nuovo canale di Sancho Panza 97, mio amico e collaboratore, perché ha deciso di cambiare canale perché da quanto ho capito su quello vecchio non poteva più avere la partnership, quindi ha solo 4 iscritti, iscrivetevi, dategli un po' di sostegno, che sta facendo un let's play a Pokémon Rosso Fuoco e uno a COD MV1 e poi ha fatto mi sembra due tutorial, quindi comunque un canale abbastanza carino, potete andare a visitarlo e iscrivervi se vi va. Quindi adesso passiamo alle novità del canale. Ok, passiamo alle news per le rubriche.
Allora, per quanto riguarda Pokémon Acqua, oggi è martedì 18, domani, mercoledì 19, verrà a casa mia Zumpa Fossi e quindi registreremo due o tre parti di Pokémon Acqua e quindi praticamente finiremo la guida, direi, perché manca davvero poco. In una parte faremo due medaglie, in un'altra via Vittoria e in un'altra, se ce la facciamo, magari ne facciamo anche due, finiamo la Lega. E quindi poi rimangono solo più le parti extra, quei leggendari e basta, e poi la guida è finita. Quindi manca davvero poco per Pokémon Acqua, quindi domani verrà, registreremo, diciamo così avrò già delle parti pronte da registrare fino a quando non verrà di nuovo lui a registrare le parti extra. E quindi insomma abbiamo quasi finito con Pokémon Acqua. Poi per quanto riguarda Pokémon Ruby Destiny stiamo andando avanti abbastanza bene, stiamo procedendo, diciamo un video più o meno ogni 5 giorni di Pokémon Ruby Destiny, così da alternarlo un po' con le altre le rubriche. E, insomma, anche lì stiamo procedendo abbastanza bene, siamo alla 13ª parte, sesta medaglia. È vero che lì poi ci saranno miriadi di extra, però comunque stiamo andando abbastanza bene. Per quanto riguarda Super Mario invece è finito, perché ho anche l'ottava parte, anche se non l'ho ancora caricata, l'ho già registrata, devo solo montarla e caricarla. E quindi ho finito tutto per quanto riguarda Super Mario e quindi tra poco inizieremo un altro Nintendo Classic che o sarà Kirby o sarà Donkey Kong, dovrò vedere ancora un attimo bene. Più probabilmente Kirby comunque. Per quanto riguarda invece i giochi da paura, dal prossimo sabato, quindi da sabato non so il numero, comunque oggi è martedì, il prossimo sabato, ricominceranno i giochi da paura. Con un gioco di che, appunto, come vi avevo già detto nello scorso vlog, è molto famoso, è conosciuto da molta gente, ad alcuni fa molta paura, ad alcuni non gli fa paura, però io lo farò, visto che è un horror game, lo farò. Non vi anticipo nulla, vi aspetto il prossimo sabato sera. Ok, l'appuntamento con i giochi da paura però non sarà tutti i sabati, come lo scorso anno, diciamo, ma sarà un sabato sì e un sabato no, in modo da, diciamo, lasciarmi più tempo per fare video di qualità migliore e scegliere anche i giochi, perché non ce ne sono poi così troppi di giochi free horror. Quindi, vabbè, potrei anche trovare qualche gioco a pagamento horror. Comunque, vedrò io ovviamente per PC, ma non è escluso che possa farli anche per altre piattaforme, altrettanto spaventosi. Quindi, ovviamente la news principale ve l'ho già annunciata ampiamente nella prima parte del video, era quella della partnership, che appunto grazie alla partnership riuscirò a migliorare parecchio i miei video. Ma ora passiamo alla parte che credo interessi di più alla gente, ovvero le domande utenti. Il primo commento arriva da Ogweed89 e ci scrive nel video di Pokémon Acqua dove era apparso Mew. Ci scrive, ma va in giro con le Pokéball, scritto in maiuscolo Pokéball, quando esistono le Ultra Ball, scritto in maiuscolo Ultra Ball, punto interrogativo, faccina con la linguaccia. Sì, vado in giro con le Pokéball perché un vero allenatore catturerà i leggendari solo con le Pokéball. Ed è così che fanno i veri allenatori, ricordatelo, Ogweed89. La seconda domanda arriva da Star Piccole, che mi dice, nel video dove avevo mostrato il mio Game Boy Advance con tutti i miei giochi, mi scrive: dove l'hai comprato? Ho intenzione di comprarlo, è bellissimo. Fino ad ora sto giocando con l'emulatore, lol. Sì, anche io una volta giocavo con l'emulatore quando non ce l'avevo. L'ho comprato tanti anni fa, mi sembra. Cioè, me l'avevano regalato, ma da quanto ho capito l'hanno comprato al Toy Center, se sai cos'è, il negozio di giocattoli. Al Toy Center comunque adesso. Questo era quando era ancora in commercio, adesso ovviamente l'hanno tolto dal commercio e se lo vuoi trovare potresti trovarlo GameStop raramente, potrebbero, no, potrebbero avercene uno, alcuni usati, almeno al GameStop di dove vado io a Torino ne hanno qualcuno usato, anche abbastanza belli, c'hanno quelli con i Groudon disegnato sopra, Kyogre disegnato sopra, quindi potresti trovarli a GameStop se qualcuno glieli ha dati dentro, oppure potresti trovarli nei mercatini dell'usato, se c'è qualche mercatino dell'usato vicino a casa tua, potresti vedere della gente che vende vecchie console. Pensate che io una volta ad un mercatino dell'usato come questo ho trovato il Nintendo 64, lo SNES e il NES. Avevo quasi intenzione di comprarne uno dei tre, poi alla fine ho lasciato stare. Ho comprato solo qualche gioco per GameCube. Però
però quindi puoi trovarlo in questi mercatini oppure usato a GameStop. A Saturn e Media World no, perché non ce li hanno. La terza ed ultima domanda ci arriva da United 1997-1. Uè Tumi, ma dimmi un po', come ci si sente ad avere fans? Faccina sorridente. Beh, sinceramente sì, ho dei fans, ovviamente, ho qualche fans e me la tiro per questo, no, sto scherzando, ovviamente non mi sento di dire che ho tutti questi fans, perché certo ne ho un po' di fans, ma cioè, è giusto, insomma, per avere 235 iscritti vuol dire che ho un po' di gente che mi segue, però insomma, adesso che ho ricevuto la partnership non è che... Insomma, mi sento il re del mondo perché 235 iscritti non è niente in confronto a tanti altri youtuber, ma non per forza quelli famosi famosi, anche quelli meno famosi, comunque ce ne sono tanti che hanno molti più fans di me. Comunque, insomma, io sono contento, ovviamente sono felicissimo che a voi piacciono i miei video, che li guardate volentieri e che appunto vi piacciono e io mi diverto a farli soprattutto, e questo è l'importante. Quindi grazie ai miei fans, ringrazio i miei fans, grazie, grazie, grazie. Ok, allora, per oggi questo vlog è finito, il secondo vlog. Appunto, ho dato tutte le notizie, ho letto le domande utenti, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e io, SuperTumi97, vi saluto. Ciao a tutti ragazzi!